Patrick, la stella idiota, è stata avvistata in un McDonald's. Era una calda giornata d'estate. Il McDonald's era pieno di persone che lo affollavano. Un gruppo di amici era seduto in un angolo del fast food quando all'improvviso sentirono una risata strana provenire da dietro il bancone. Si alzarono per vedere che cosa stava succedendo e scoprirono Patrick, la stella idiota del famoso cartone animato SpongeBob. La stella idiota era circondata da un alone di mistero e pericolo. E il gruppo di amici era impaurito. Patrick sembrava del tutto fuori di sé, ridacchiando e spaventando i clienti del McDonald's. Il gruppo di amici sapeva che dovevano fare qualcosa per fermarlo, ma non sapevano come. Come si poteva fare questa cosa? Come? Decisero quindi di chiamare la polizia. Ma quando arrivarono, Patrick, la stella idiota, era sparito. Il gruppo di amici iniziò a cercarlo in tutta la città, sperando di trovarlo prima che facesse del male a qualcuno. Ma Patrick sembrava essere ovunque e nessuno riusciva a fermarlo a cipicchia. Il gruppo di amici si resero conto che dovevano affrontare la stella idiota direttamente e sconfiggerla. Beh, così si organizzarono e idearono un piano per fermare Patrick. Decisero di attirare la stella idiota fuori dal McDonald's e di affrontarla con tutte le loro forze. Quando Patrick uscì dal locale, il gruppo di amici lo attaccò con tutto ciò che avevano, cercando di metterlo fuori combattimento. Tuttavia, una leggenda narra che ancora oggi Patrick, la stella idiota, continui ad aggirarsi nei McDonald's delle varie città. Non so se è vero, tuttavia dobbiamo stare attenti alla stella idiota.